la donnetta, la 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 la, col cavaliere, la 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 la. Una notte magica, quella che hanno potuto vivere gli spettatori di Mario Cassi and Friends per Arezzo, il baritono aretino con a fianco Katia Ricciarelli e altri nomi fra i più importanti della scena internazionale, ha dunque regalato alla sua Arezzo uno spettacolo di altissimo livello all'insegna della generosità e della solidarietà. Una vera parata di stelle per una notte fortemente voluta dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dal Comune di Arezzo nell'ambito della rassegna Anfiteatro sotto le stelle. Un segno di ripartenza, lo spettacolo è stato infatti dedicato alle vittime del Covid-19, il ricavato in favore della Croce Rossa Italiana, Comitato di Arezzo. Diciamo che la serata è una serata all'insegna dell'amicizia, della musica e della solidarietà, quindi con questo gesto veramente che sembra così solo, cioè loro non è che pagano un biglietto appunto per una serata che, come in un certo senso è vero quello che hai detto, che costerebbe sicuramente molto di più, ma aiuteranno tantissime famiglie che a superare dei momenti che saranno molto difficili. Quindi questo per un artista che fa questo mestiere da tanti anni e per questi nostri grandissimi amici artisti è, sai, a un certo punto veramente la musica, dopo un po', quando hai tante soddisfazioni, senti che comunque ti dà anche un obbligo morale di restituire qualcosa. Ecco, una serata come questa è esattamente fatta in questo senso. Tra le stelle dell'anfiteatro, la soprano Laura Cherici, la mezzo soprano e Caterina Gubanova, vincitrice del premio russo Casta Diva. Tu che ci fuori, si fa un'altara, ti maledico, ti maledico, mio. Il tenore richiestissimo Celso Albelo, ma anche giovani soprano aretine come Noemi Umani e Gaia Matteini. La donna è mobile, qual è più malevento, muta voce e di pensier, e di pensier.